Buongiorno, sono con la mia moglie. Stamani da stazia. Sì. Contentissima. Freddo cane. A freddo. Andiamo, andiamo. Faccio vedere la partenza del percorso. Pronti? Via! Eccoci al bivio, 5-6. Ne prendiamo il 6 verso casa Giorgi. Qui mia moglie. Vai sopra, sopra. Sì, ma lì non ci scivoli. C'è caduta una volta in discesa. E ora invece tutto a posto. Via. Eccoci arrivati alla marginetta di Stalley. Siamo da Stalley. La marginetta in onore dello scultore inglese. Dai, che succede Giorgini? Guarda, domani ci siete? Non siete al pascolo? Guarda un po' dove siamo. Dove possiamo essere che c'è tutti questi gattoni? Dove siamo qua? Guarda un po'. Guarda un po', siamo da Giorgini. Dove c'è gli amanti degli animali, dove c'è tutti i gattoni. Questo è un rifugio che si trova sul 6. E niente, meta fissa. Sono gentilissimi. E la vista, vabbè. La vista. Non lo dico perché dicono che sono ripetitivo, ma allora laggiù in lontananza si vede il mare. Niente, e qua dietro invece abbiamo, dietro le piante, la fagna e il forato. E qua dietro i bimbi del procinto e la montagna dietro è il nona. Bivio 5A, 6. E al 6 si va al forato. Eccoci al bivio col 121, 121 che va sotto Bimbi, nel procinto, poi scendo dalla parte opposta e fino al rifugio di Porta dei Marmi. Noi continuiamo invece sul 6, verso il bivio con la foce delle Porchette. E si guarda se si va su o se si rimane giù. Siamo giunti al bivio con l'8. La parte condivisa del sentiero finisce qua, fra il 6 e l'8. L'8 va su alla foce delle Porchette, poi volendo c'è un sentiero che costeggia il monte, che si scende fino quasi alla foce di Petrosciana. Mentre questo, il 6, prosegue più in basso, un pochino più tranquillo. Non qua a riprendere verso la foce delle Porchette e il profilo del croce da sotto. Sei, continuo. Vai Rita, fai vedere. Come faccio io? Com'è il sentiero? Morta, eh? Vai, vai! Vai Paulino, vai! Vai Paulino! Eccoci all'incrocio col 109, che proviene dalla foce delle Porchette. Avevamo trovato il bivio prima, no? Il 6-8 che si divideva, l'8 andava sulla foce delle Porchette e il 6 che è quello che abbiamo preso noi.
e da sopra dalla foce delle Porchette l'8 incrociava il 109, che costeggiando il croce da sotto la parete sud, parete ovest, scende fino qua e riprende il 6. Poi da qui si prosegue, eccoci al bivio per andare sulla Petrosciana. Nel frattempo il sole è riuscito a oltrepassare le montagne, così ci scalda. Qua è la Marginetta, l'immagine della Madonna, e di qua il 124 che va a Mosceta. Incrocia prima il 7 che va su a Valli, prosegue lungo la parete sud-ovest della Pania, arriva fino a Mosceta e da lì il rifugio del Freo. Di qua, dietro le piante, panorama su Procinto, Bimbi del Procinto e Nona, e niente, temperatura si fa ora più mite e ora ci si inerpica su verso Petrosciana. Pronta? Prontissimo. Ed eccoci a Petrosciana, come abbiamo detto, arrivati come al solito alle foci, un po' di vento. E ora alle mie spalle su c'è il 110 che prendiamo per il forato, una piccola panoramica, alle mie spalle il mare, poi Procinto, Bimbi, Nona. Di qua invece abbiamo la moglie cotta oggi, continua, e qua ora mostro il 110 che si inerpica qua, ma no, sono alcuni tratti dove si usa le mani per andare su. Easy, easy, easy. Ok, e qui inizia il 110 con calma, c'è da usare un po' le mani, ma sentiero molto divertente. Quindi si prosegue, si apre un orizzonte spettacolare, lo so, dico sempre spettacolare, non lo dirò più. Qui si prosegue, vieni, tranqui. Vieni in corno. Vai, qui un pericolo non ce n'è. Ora qui c'è una bella visuale, Pruno, Cardoso, la moglie un po' faticata, io contento matto. Ora si prosegue. Dietro a me, vai. Allora, qui ci sono dei passaggi, ora con mia moglie andrò di giù. No, alle corna. Eccoci, questa deve essere una postazione
della seconda guerra mondiale. Tedesco dei partigiani. Che fai? No, 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 no. È l'unico punto scoperto. Niente, ora qua, questo là, non so se si vede, sono le punte del forato. Quindi ora la parte più divertente è già finita e ora sentiero. Vai! Giù nel buco! O giù nel tubo? Abbiamo la moglie un po' panicata, però penso che il paesaggio la stia ricompensando. È spompata. Allora, siamo arrivati quasi al forato e sul dietro, essendo a nord, c'è ancora un po' di neve sul sentiero. E ora mi giro, vi faccio vedere la moglie che bestemmia in aramaico perché è un po' timorosa. No, ora ha ragione che c'ha le scarpine estive che non hanno una grande aderenza sulla neve. Ti do ramponcini? Ma che ficcatele in culo. Perché i marconcini ti sente? Perché fa malattia ora? Io vedo, Dio, vuole dire che fino ad altro fine settimana non c'è. Giù ad mare. Vai. Ora ci si arrampica, eh? Io faccio come Federico. Sul forato ci viene anche spesso l'elicottero, perché ce ne sono diversi che si fanno prendere dalla paura. Ma perché c'è la neve? Dove vai? Passa di qua dove sono passato io. Infatti, dove sono? Vai. No, qui ci sono, sono sul ghiaccio, passa di qui. Ma rilassa una sega. No. Ed eccoci infine giunti al forato. Mia moglie è molto contenta perché abbiamo trovato un po' di neve sul sentiero e lei non avendo l'aderenza giusta ha avuto un po' di timori. Ora però spero che, non lo so perché mi guarda così, ma spero che insomma la vista la rinfranchi della difficoltà. Volevi fare l'altalena, amore? Volevo fare l'altalena. Guarda il canino. Guarda il canino. Piaciuto? Piace la vista? Sì. Sì. Bravo. Allora, siamo sulla vetta settentrionale del forato e niente, vi sto facendo vedere un attimino l'orizzonte che si apre da qua e niente, non sto a elencare il nome dei monti perché sennò mi dicono che sono palloso, poi vi ci metterò le didascalie. Niente, vedete, oggi che c'è il bel tempo, c'è un po' di gente qua in cima. E niente, ora mi giro così. Allora vi mostro il sentiero che abbiamo intenzione di fare prossimamente. È sempre 110 che prosegue da forato sulla cresta pulita, prosegue lungo la cresta, alcuni punti in cresta, alcuni punti più in basso, comunque da quello che dicono è abbastanza semplice, e sfocia la foce di Valli. Il prossimo sentiero sarà questo. Niente, pane in biancata,
porti abbiancato e... temperatura, insomma, qui è freschino, che tira un po' di vento, ma abbastanza mite. Visuale sul forato, vetta meridionale del forato. Siamo discesi dal forato, dal sentiero 12 che si innesta nel 131, e ora prendiamo il 131 verso foce di Petrosciana e siamo sulla via del ritorno. Perché se vuole? Perché pensavo di non tornarci. Addirittura. Sì. Vai, vai. Eccoci giunti a Casa di Monte. Crocevia tra il 12 per Monteforato, 131 c'è l'innesto per Foce di Valli, Foce di Petrosciana. Di qua, di qua, di qua. Monte Croce. Siamo quasi. Con la polvere a velo sopra. E ora si rigira di qua e si va verso la Foce di Petrosciana. Sempre verso Petrosciana. C'è una piccola fonte. Via. Ho capito, siamo di ritorno a Petrosciana e faccio vedere che c'è anche un bel sole che ci scalda. Mia moglie che si lamenta. Non va bene nulla, la faccio fare le riprese. Eh? Le fai te le riprese? Guardate la bellezza delle montagne che si stagliano all'orizzonte con il sole dietro. Moglie, non so se l'ha accesa, che dici? Io ne so, mi sa sta qua così e poi dice non so se l'ha accesa. Te l'ha accesa. Allora, sullo sfondo, girati, girati di là, di là, di là, di là, di là. Ma non mi che sta a fare. Amore? Dove eravamo noi? Lo sai dove eravamo? Là, c'è il buco. No, no, non lo vedi il buco da qui. No, eravamo là. Lassù. Vabbè. Quella là è la vetta dove c'è la croce. Sembra un buco là. Sì. La là dove c'è la croce dove si eravamo noi. Boia. Figlia male a pensarci. Perché? Guarda là. È camminato. Assai, te lo sento. Mandalo che guarda, non gli voglio fare una foto, voglio mandarle a Andrea. Ritorno. Classica pausa da Giorgini per rifollicillarci un attimino. Birra, affettati. Giusta ricompensa, una merendina.